Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è il primo TG Flash delle ore 11. Andiamo con le ultime notizie. Sergio Mattarella ha parlato ieri sera dal Quirinale della situazione attuale politica italiana. A fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e la scadenza richiede decisioni tempestive, difficili da assumere da parte di un governo in piena campagna elettorale. Entro il mese di aprile dovrà essere presentato alla Commissione europea il piano di utilizzo dei fondi europei ed è fortemente auspicabile che avvenga prima di tale scadenza per non rischiare di perdere queste risorse. Non possiamo mancare questa occasione fondamentale per il nostro futuro. Dal giorno in cui si sciolgono le Camere alle elezioni servono 60 giorni più altri per la formazione del governo. Nel 2018 ci sono voluti 5 mesi prima del giuramento del nuovo governo. Si tratterebbe di tenere il nostro paese con un governo senza la pienezza delle sue funzioni. Durante la pandemia, ci troviamo nel pieno di questa pandemia, il contagio del virus è diffuso ed allarmante e se ne temono nuove ondate nelle sue varianti. Va ricordato che le elezioni non consistono soltanto nel giorno in cui ci si reca a votare, ma includono molte e complesse attività precedenti per formare e presentare le candidature. Inoltre, la successiva campagna elettorale richiede inevitabilmente tanti incontri, affollati, assemblee e comizi. Nel ritmo frenetico elettorale è pressoché impossibile che si svolgano con i necessari distanziamenti. In altri paesi in cui si è votato obbligatoriamente perché erano scadute le legislature dei parlamenti o i mandati dei presidenti, si è verificato un grave aumento del contagio. Questo fa riflettere, pensando alle tante vittime che purtroppo ogni giorno continuano e continuiamo a registrare. Dopo il mandato infatti esplorativo dato a Fico, il Presidente della Repubblica Mattarella ha deciso di convocare per oggi alle ore 12 al Quirinale Mario Draghi per provare a formare un nuovo governo. Secondo l'ultimo bollettino sono 9.660 i nuovi casi positivi da Covid-19 nella giornata di ieri, 2 febbraio, su 244.429 tamponi, con un netto calo del tasso di positività complessivo che scende al 3,9%. Torna a salire invece il numero dei morti registrati ieri, 499. Aumentano di 57 unità i pazienti nei reparti ordinari e ospedalieri e calano le terapie intensive di 38 unità. È arrivato ieri puntuale anche il bollettino della Regione Campania, divulgato all'unità di crisi della Protezione Civile. I casi di Covid-19 sono stati 900. 119, di cui 21 identificati attraverso i test antigenici rapidi, di cui 891 asintomatici e 7 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 11.073, di cui 587 antigenici, per un totale positivi di oltre 224.000. I deceduti 38, 15 nelle ultime 72 ore e 23 in precedenza, ma registrati ieri. Guariti 1.355, per un totale di oltre 158.000. Il report su posti letto su base regionale indica posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 103, posti letto invece di degenza ordinaria 3.160, di cui 1.480 occupati. Sì al vaccino AstraZeneca anche fra gli over 55 in buona salute, in attesa di acquisire ulteriori dati anche dagli studi attualmente in corso. Al momento per il vaccino AstraZeneca si suggerisce un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, cioè soggetti giovani tra i 18 e i 55 anni. Si ribadisce tuttavia che sulla base dei risultati dei dati di sicurezza il rapporto beneficio-rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti più anziani senza fattori di rischio. Lo precisa in un parere la Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA. La Commissione, nel ribadire che per tutti e tre i vaccini attualmente disponibili è stata accolta integralmente l'indicazione rilasciata dall'EMA, per cui tutti possono essere utilizzati e l'intera popolazione autorizzata, rivela innanzitutto la difficoltà di effettuare una comparazione corretta sulla base di confronti indiretti tra studi che, oltre ad aver arruolato popolazioni diverse, si legge nel parere, sono in gran parte ancora in corso. Pur con i limiti sopravvidenziati, i dati attualmente disponibili indicano che in termini di riduzione percentuale della frequenza di infezioni sintomatiche, l'efficacia del vaccino AstraZeneca, afferma la Commissione, risulta inferiore a quello dei vaccini a RNA messaggero. Si rileva inoltre che i dati degli studi registrati dal vaccino AstraZeneca mostrano un livello di incertezza nella stima di efficacia per i soggetti sopra i 55 anni, in quanto tale popolazione era scarsamente rappresentata. Al via ieri un progetto innovativo per le classi del liceo scientifico di Somma Vesuviana e Napoletano che sono collegate tra loro per rispettare il distanziamento tramite la tecnologia LIM mediante lavagne interattive multimediali presenti in tutte le aule.
Ogni prima è stata divisa al 50% in un'aula e l'altro 50% in un'altra aula video, con metà classe con il docente di base e l'altra metà nella classe a fianco. In questo modo ambedue le classi sono collegate rispettando le norme anti-Covid-19, garantendo il distanziamento ed al contempo anche la didattica in presenza. Per le altre classi si procederà ovviamente con la didattica in presenza al 50%, così come deciso dall'ultima ordinanza regionale. Andiamo ad ascoltare le parole della preside Anna Giuliani. Per le prime, noi in modo particolare, proprio grazie alle innovazioni tecnologiche, quindi alle LIM in ogni aula e a tutte le attrezzature necessarie per poter mettere in campo questa didattica innovativa, noi abbiamo la maggior parte delle prime in presenza, ovvero al 100%, ma non nel 100% nella singola aula, ma suddivise, quindi 50% in due aule adiacenti, collegate tra loro dalla LIM e da ovviamente collegata ad un PC, e in un'aula c'è il docente di base prevalente, mentre invece nell'altra aula c'è l'organico Covid, il docente Covid. Quindi diciamo il docente Covid funge da supporto per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. Grazie ad un ottimo orientamento, noi abbiamo confermato il trend di crescita già iniziato nell'anno scolastico 2019-2020 per quanto riguarda le iscrizioni ai nostri indirizzi. Una crescita sensibile si è avuta già dall'anno scorso per quanto riguarda l'indirizzo liceo scientifico, opzione scienze applicate, ma anche confermando anche il successo del liceo classico e sia del liceo scientifico tradizionale. Un buon successo anche l'abbiamo avuto nel liceo matematico, che prevede la convenzione con l'Università di Fisciano, e anche del nostro liceo Cambridge, prestigioso liceo Cambridge, per il quale siamo convenzionati con l'istituto Cambridge School International. È arrivato puntuale ieri il bollettino di aggiornamento del 2 febbraio per quanto riguarda la curva pandemica sul territorio casertano da parte dell'ASL locale. I dati più recenti si certificano 99 nuovi positivi, 130 persone guarite ed un solo deceduto. Il numero dei tamponi processati è stato pari a 1204 per un tasso di incidenza dell'8,2%. Maddaloni ancora in cima per gli attuali positivi con 246 casi attivi, seguita da Caserta con 171 e San Felice a Cancello con 168. Passiamo adesso alla pagina sportiva, al calcio. Napoli atteso oggi dall'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, che sono reduci dal successo in campionato contro il Parma, vogliono ipotecare tra le mura amiche la finale. Nel Napoli ci sarà Petagna a prima punta con Zielinski, Lozano, Insigne dietro, Demme e Bakayoko a centrocampo. Nella Dea spazio ai titolarissimi con Pessina, Ilicic e Zapata davanti, anche se tiene banco la questione tecnica, perché dopo le parole di Gattuso si sarebbe scoperto infatti che Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Sarri per un clamoroso ritorno all'ombra del Vesuvio. Dopo la sconfitta con il Verona c'è stato il no del tecnico e un Gattuso furioso. A scacciare le fake news ci ha pensato invece oggi, ieri pomeriggio, il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha twittato: "Non capisco perché giornali autorevoli scrivano delle fake news. È vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po' tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo la porta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metto la porta un po' tutti." Chiudiamo sempre con il calcio perché è una giornata importante per la Casertana, che oggi affronterà al Pinto alle ore 12:30 il Potenza di Capuano. In 22 a disposizione di Mister Guidi rientrano Izzillo, Pacilli, Konaté e Castaldo, out lo squalificato Buschiazzo e gli indisponibili Ciriello, Desario e Bordin. Convocato anche il neoacquisto Matos, che indosserà la maglia numero 19. L'ex tecnico rossoblù Capuano invece potrebbe affidarsi al 3-4-3 con Marcone in porta, con difesa a 3 con Conson, Gigli e Disomma, centrocampo con Coppola e Coccia esterni e Ricci e Bucolo in mezzo, tridente offensivo con Romero, Sepe e Volpi. A presentare il match è stato il tecnico della Casertana Federico Guidi. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Dobbiamo ripartire, abbiamo davanti a noi una partita
importantissima secondo me in chiave classifica, in chiave salvezza. E troveremo davanti una squadra affamata di punti. Il mister è una garanzia in quanto temperamento, preparazione maniacale alla partita, quindi sappiamo che sarà una partita difficile dove servirà proseguire su quella che è stata la prestazione di Foggia, cercando di eliminare quei 3-4 errori che secondo me ci hanno precluso di fare un risultato positivo, che sono state le 4 occasioni che ha avuto il Foggia. Quindi quelle sbavature non sono più ammesse, perché le abbiamo viste, le abbiamo analizzate, i ragazzi lo sanno bene. Troveremo quel tipo di partita là, non dobbiamo assolutamente esporci alle eventuali ripartenze del Potenza, perché ha all'interno del proprio gruppo giocatori che sanno farti male. Mi riferisco a Romero, Di Lippo, Salvemini, Ricci, quindi Coccia sull'esterno, insomma, sono giocatori che dobbiamo cercare di limitare. Li possiamo limitare solo e esclusivamente se noi riusciamo a fare una partita estremamente bella dal punto di vista tecnico, e riuscendo a mantenere le distanze giuste tra compagni e reparti. No, è una partita difficile. Il Potenza, per valore di squadra, non merita assolutamente la classifica che ha giocatori esperti, Marcone in porta, con Son, Gigli, che conosco benissimo perché l'ho praticamente cresciuto a Firenze, ma Sepe, Coccia, ora sono andati via Vitteritti, ma insomma avevano il capocannoniere del girone, Cianci, sostituito con Romero, cioè Di Livio, insomma sono tanti, Coppola, sono tanti giocatori estremamente fastidiosi, estremamente esperti. Quindi, come valore di squadra, sicuramente il Potenza non era preventivabile di nessuno, per nessuno che potesse essere in lotta per salvarsi. Quindi sappiamo che abbiamo davanti una squadra forte. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.